tutto questo modo di concepire in quanto tale va rispettato, va, se non rischia addirittura di venire alle riunioni, e non può permettersi di gestirla esclusivamente pensando al suo interesse. Ci sono le comunità d'acqua, grazie al rilascio dell'acqua, che sono toccata anche sulla varia cultura, più bisogno di acqua, questo bacino è scarso, vuoto di acqua. Barbara Meggetto, coordinatrice regionale di Lega Ambiente, di nuovo sul Lago d'Idro. Sì, è un ritorno dal 2007, mancavamo 2008, quest'anno grazie anche a contatti locali con gli amici della terra, ma con altri amici che abbiamo qui sul Lago d'Idro, abbiamo pensato di riallacciare una serie di rapporti. È una zona problematica, lo sappiamo, ha vissuto anche stagioni particolarmente intense di problemi. Oggi c'è un clima più rilassato, si può tornare anche a ragionare insieme, ma soprattutto si può tornare a pensare che veramente il Lago d'Idro è un patrimonio da preservare e quindi deve conservare una naturalità che insomma in qualche tempo aveva perso. Quali i punti di convergenza con gli amici della terra? Ma sicuramente il deflusso minimo vitale, siamo assolutamente convinti, l'avevamo detto nel 2007-2008, che quella era una condizione essenziale per il lago e anche per il fiume Chiese, e se ne siamo ancora convinti oggi. Qualsiasi opera non può, come dire, far morire il lago, non può far diventare il lago un'altra cosa rispetto a un bacino naturale che ha una sua bellezza, che ha una sua, un suo ecosistema e che ha anche una sua bellezza naturalistica profonda. Quindi quello è da salvaguardare e il deflusso minimo vitale è un primo tassello che si può mettere per andare avanti anche insieme. Gianluca Bordiga, presidente degli Amici della Terra Lago d'Idro Valle Sabbia, con Legambiente un alleato importante sulla battaglia vostra sul lago. È un alleato che questa sera, 12 luglio, abbiamo presentato un percorso insieme, perché nelle nostre battaglie di difesa del lago abbiamo cercato comunque di fare in modo che chi non ha nella sua autonomia ancora il concetto di a cosa siano, come siano state concepite le opere, però abbiamo cercato il comune denominatore, cioè il deflusso minimo vitale in un lago è un elemento insostituibile, non si può pensare che si definisca un lago se non c'è il deflusso minimo vitale, e su questo, come si è sentito questa sera, la presidente regionale di Lega Ambiente Barbara Meggetto si è trovata perfettamente d'accordo con l'Amici della Terra, per cui noi porteremo avanti insieme una petizione che investirà ogni consiglio comunale dell'asta del Chiese dalla Val di Daone fino all'ultimo paese dell'asta del Chiese prima di entrare nell'Oglio, affinché votino questa petizione se sono d'accordo con noi o meno sul rispetto del DMV e come fare a realizzare un bilancio idrico in modo che se ci servano eventuali sacrifici per anni più piovosi, meno piovosi o per neve e quant'altro, li condividiamo e non sia sempre il Lago d'Idro a dover fare questi sacrifici. Questo è il senso. Ecco. In autonomia invece gli Amici della Terra hanno fatto ben altre azioni e le stanno facendo e ne faranno ancora. Noi abbiamo il ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che avrà una nuova udienza il 19 ottobre, per cui manderemo questo filmato che stasera abbiamo presentato di circa 27 minuti, realizzato apposta, che spiega tutta la vitalità del lago, i danni, come si è trasformato con questa gestione quasi secolare, artificiale, e poi abbiamo un ricorso alla Commissione Europea Direzione Generale per l'Ambiente, curata dal professor Capelli di Milano, poi c'è un intervento ad adiuvandum al Tribunale Superiore delle quattro associazioni nazionali che sono il CAI, WWF, LIPU, Italia Nostra, firmati dai rispettivi presidenti nazionali, e recentemente abbiamo depositato il 6 giugno un esposto alla Procura della Repubblica di Brescia, un esposto di 23 pagine, scritto dall'avvocato Luigi Maione, il penalista che ci sta seguendo, e noi in quell'esposto abbiamo visto quattro reati penali per disastro ambientale che si sono configurati. Adesso vediamo quando si muoverà la procura per fare le indagini. Abbiamo messo una quantità notevole di allegati, abbiamo citato tutte le personalità che possono dare risposte e aspettiamo di sentire quando e come si muoveranno.